Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo signori stasera? Signori, ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. E si comincia. Prova il cross. Lottano spalla a spalla. Gossens. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Ma io dico Marcelo Brozovic, un centrocampista esperto e versatile. Sa giocare davanti alla difesa, è molto solido, ma non dobbiamo dimenticare le sue capacità balistiche e la sua abilità nella conduzione del pallone. Eh sì, è un giocatore sicuramente in grado di decidere le sorti della partita. Vede lo scatto e cerca la profondità. Provano a partire in velocità. Prova a darla profonda, nello spazio. Se ne va. Prova la conclusione. E c'è il gol del Napoli. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Gol per il Napoli. Ha segnato al sesto minuto. Numero 7. L'Inter si trova già in svantaggio, è un pessimo inizio. Brozovic, Barella, Darmian, e passa! Fa male i calcoli, il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Riceve in ottima posizione. Osimhen. La difesa, calcio di punizione per il Napoli. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare, può anche peggiorare la sua situazione. Il battitore si prende un momento per riflettere e scegliere la traiettoria. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? Sbroglia evitando di farsela rubare. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Prova la verticalizzazione, ma il tentativo non ha fortuna. C'è l'opportunità per il contropiede. Mkhitaryan. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi. Tenta la... Salva Handanovic. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Darmian. Mi sembra che la squadra si stia compattando abbastanza nella propria metà campo. Sì, Fabio, penso che vogliano sfruttare il contropiede.
Sono d'accordo. Si mettono tutti lì dietro, attenti, una volta riconquistata la palla, in pochi tocchi sperano di sorprendere gli avversari. Dovranno avere pazienza ed essere pronti a sfruttare l'occasione buona. Bastoni. La dà indietro per evitare grane. La gioca sulla destra. Zielinski prova a giocarla in profondità. Osimhen la mette sulla sinistra. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Allontana il pallone. Cercano l'azione veloce. Sulla destra. Darmian. Oliveira prova a salire sulla fascia sinistra. Palla a Correa. Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Osimhen. Opportunità di ripartire. Sceglie di andare per vie verticali. Occasione d'oro. Qui cercherà il tiro. E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Avevano fatto tutto bene fino alla conclusione. Scatto perfetto, imbeccata nello spazio da manuale. È peccato per il tiro. La gioca in profondità. Mkhitaryan. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Zielinski! Salva Handanovic! Che classe! Ottimo salvataggio! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Sbroglia solo parzialmente. Di Lorenzo allarga il gioco a destra. Stanno giocando bene in ampiezza, Fabio. La mette in area. Spazza via senza fronzoli. E il loro secondo corner del match. Ancora nessuno per i rivali. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Lancio lungo del portiere. Riceve il passaggio. Anghissà. Ci prova con un pallone profondo. Gosens. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali e così siamo evidentemente sull'1-0. Cerca lo spunto. Lobotka la mette in avanti. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Passaggio sulla destra. Pallone interessante in verticale. Ci prova con un pallone profondo. Arriva il fischio dell'arbitro, può bastare per questo primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 al termine di questa prima frazione, vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Inizia adesso il secondo tempo. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora.
è libero di creare pericolo. Prova il cross. Va di testa. Intervento folle in area di rigore. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Emre chiude la porta. Che occasione sprecata. Avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Non so se gli ricapiterà un'occasione così. Possibilità di contropiede. Hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Attenzione al tiro. La mette in rete. E l'internazionale riesce a segnare il gol del pari. Brozovic gli ha restituito un pallone molto invitante. Ottimo scambio davvero. Gol per l'Inter. Ha segnato al 49esimo minuto numero 36, Darmian. Si riparte di nuovo in parità. Quando si confrontano formazioni così valide, è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Di Lorenzo. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Prova a sfondare di forza, ma senza esito. Ecco un'occasione di contropiede, a sinistra con il passaggio. Errore qui, pallone sprecato. Pericolo. Quando commetti un errore simile in quella zona del campo, spesso devi raccogliere la palla in fondo al sacco. Gli è andata davvero bene. Ecco un ottimo esempio di come passare rapidamente dalla difesa all'attacco. Il pressing alto a volte può portare a occasioni come questa. Palla Mkhitaryan. Vede lo scatto e cerca la profondità. Da lì può segnare e trova il compagno. Colpisce il pallone. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Decide di giocarla corta. Hanno ottenuto un fallo laterale. Non riesce a vincere il duello fisico. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Darmian. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. La gioca a sinistra. Gossens. Prova a darla profonda nello spazio. I due qui non si sono capiti e l'azione così è sfumata. Qui può partire il contropiede. Gossens. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Copertura attenta. Hanno letto bene la situazione. Non li hanno fatti passare. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Sceglie di andare per vie verticali. Occasione per il contropiede. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Gossens.
Brozovic oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Si proiettano in avanti quando manca ormai poco al termine della partita. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Con questo sono tre gli angoli della loro partita. Due per la compagine avversaria. Sostituzione per il Napoli. Numero 7. Numero 99. Prova a spazzare, non è andata bene però. Il numero 21. Supera il diretto avversario. Di Lorenzo la mette in mezzo. Spazza il più lontano possibile. Bella giocata. Opta per la scivolata e ha ragione lui. Lobotka. Alla possibile occasione, salva Andanovic. Allontana il pericolo. E non è riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Hanno sprecato una buona occasione per portare a casa il risultato. È una gara contratta, un gol adesso significherebbe vittoria certa. Opta per il tocco corto. Zielinski. Sfugge all'avversario con un numero. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Guadagna me, ecco il salva Andanovic. Spazza il pallone senza fronzoli. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro, palla recuperata. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Darmian va alla ricerca di un compagno davanti. Il quarto uomo indica 4 minuti. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Cercano un'azione veloce. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Brozovic. Calci di punizione per l'Inter. Finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. Gagliardini subisce fallo, guadagna calcio di punizione, avanza deciso. D'Ambrosio. Brozovic. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza.